aspettiamo che liberano. Due minuti di attesa che smontiamo il collegamento che c'è stato con Radio Radicale, il tempo di ritirare le telecamere e poi iniziamo il nostro ultimo appuntamento pomeridiano. Le autrici sono già qui con noi, la coordinatrice dell'incontro, la nostra Fabiola anche, quindi siamo quasi pronti per iniziare. Due minuti di attesa. Bene, buonasera a tutti, invitiamo chi è ancora all'esterno a prendere posizione, chiudiamo questo nostro pomeriggio, affrontiamo ancora una volta il tema del corpo, il corpo femminile in modo particolare, e a introdurre questa nostra giornata, questo nostro appuntamento abbiamo Fabiola che è anche componente del consiglio direttivo di letteratura. A lei il compito di presentare le autrici e introdurci nel tema. Grazie Amadio, intanto buonasera a tutti, sono molto contenta che ci sia qui Carolina Capria che oggi ci presenterà il suo libro dal titolo Campo di battaglia, le lotte dei corpi femminili. È un libro che io ho letto e mi è piaciuto molto, soprattutto mi sono sentita, come dicevo con l'autrice prima, molto capita e poi scopriremo appunto perché durante l'incontro. Ad affiancarla Elena Ferri, che era già presente all'incontro precedente e che però si occupa anche di tematiche legate all'autodeterminazione femminile. Infatti nel suo libro Libertà condizionata tratta proprio di come si è arrivati alla legge di diritto di aborto, alla legge 194 del 1978 e di cosa è venuto dopo e a che punto siamo oggi. Quindi lascio la parola a loro e auguro a tutti buon incontro. Non so chi c'era anche prima, comunque vi saluto e vi ringrazio. Sì, come detto io mi occupo, sono una giornalista e mi occupo spesso di temi relativi alle donne, all'emancipazione femminile, ai corpi, come fa Carolina. E in particolare ho scritto questo libro sull'aborto. L'ho scritto 2 anni fa, anzi 3 anni fa, poi è uscito nel 2020, in pieno lockdown ovviamente, fortuna. E quando l'ho scritto in realtà sono stata mossa dall'idea che, insomma, facendo la giornalista appunto, mi era capitato di intervistare delle donne che avessero avuto difficoltà ad abortire, non pensavo perché non avendo avuto esperienza diretta,
E lì ho capito che ci fosse urgenza di parlarne. Ecco, mi fa strano che dopo 2 anni, perché appunto questo libro è uscito a marzo del 2020, dopo più di 2 anni l'urgenza, cioè non sia invecchiato, possiamo dire, sia invecchiato solo nei numeri. L'urgenza sia ancora di più, cioè ai tempi mi sembrava quasi di parlare di una cosa di cui non parlava nessuno e quindi ci fosse l'urgenza di farlo, cioè adesso c'è ancora più l'urgenza perché sembra incredibile che sia inventato il tema primario della campagna elettorale quando comunque è un diritto che ha più di 40 anni. Quindi io credo che se ne debba parlare ancora, se ne debba parlare tanto, invece se ne parla poco perché c'è lo stigma sociale molto forte che riguarda le donne che abortiscono, con tutta la narrazione che ci sta attorno e insomma siamo già tornati tanto indietro e a rischio che si torni ancora di più, ma non solo in Italia, pensiamo a cosa è successo negli Stati Uniti, dove comunque la sentenza della Roe v. Wade ha di fatto reso molto molto più difficile, perché ogni Stato potrà decidere in autonomia se concederlo o meno, se dare alle donne la possibilità di abortire o meno. E quando si parla di Italia molti dicono non potrà succedere una cosa del genere, a livello pratico no, nell'immediato, nel senso che una legge non può essere tolta da un giorno all'altro, ma ci sono molti modi per ostacolarla e quindi sì, insomma il pericolo è dietro l'angolo per quanto mi riguarda. E questo non è solo proprio un diritto sancito dalla legge, ma proprio a che fare appunto con i corpi femminili, su come i corpi femminili siano sempre un terreno di battaglia, un terreno di scontro politico, cioè sui corpi delle femminili si fa propaganda spesso, sempre, cioè è sempre un tema che non dovrebbe essere, comunque un tema preso in mano il 90% dei casi dagli uomini, tra l'altro. Quindi insomma, io poi mi sono occupata nello specifico di questa tematica, ma lascio a Carolina il resto. Dopo ci intervengo, non voglio fare un monologo che sennò vado avanti. Ora sì, siamo molto complementari nelle nostre narrazioni, quindi ci sta che riusciremo a venire a un'unica conversazione. Allora, grazie a tutti di essere qua, io sono Carolina Capria, sono l'autrice di Campo di Battaglia. Come dicevo prima, il mio libro è molto vicino all'ambito di trattazione di cui ha appena parlato Alessia, perché è il corpo femminile, tu hai proprio detto, un campo di battaglia, ed effettivamente è quello il nucleo di quello che ho provato a scrivere. Allora, vi racconto un poco come nasce questo libro, come nasce l'esigenza di scriverlo. Io credo di averlo, ha un anno di vita, quindi io l'avrò scritto 2 anni fa. Questo libro nasce 2 anni fa da una proposta di FQ, perché FQ mi contatta dicendo vediamo che è un argomento che ti interessa, ti va di provare a scriverci un saggio. Io sono stata molto felice perché FQ è una casa editrice che stimo molto e che amo molto. Allora ho cominciato a riflettere sul mio corpo, perché effettivamente è un argomento che tratto spesso, su cui credo di avere di cui credo di essermi sempre interessata, però non l'avevo mai pensato in modo organico, non avevo mai pensato di mettermi a scrivere qualcosa che riguardasse il corpo femminile, quindi in qualche modo anche il mio corpo. Cominciando a pensare alla mia adolescenza, perché poi è lì il momento in cui il corpo cambia e il corpo diventa un corpo di donna, quindi un corpo che è soggetto a delle regole sociali, prima ce ne sono delle altre di regole, sono meno stringenti, ma quando diventi adolescente, quindi quando il tuo corpo diventa il corpo di una donna, cominciano a importi delle regole che prima invece non potevi tranquillamente evitare, cominci a sentire lo sguardo della società che ha sempre qualcosa da dire sul tuo corpo. Allora ho cominciato a pensare a tutti i momenti pregnanti della mia vita, tutti i momenti in cui il mio corpo l'ho sentito come un ingombro, un peso, qualcosa di cui mi sarei voluta liberare. E sono risalita, poi ne ho parlato anche tanto con le mie amiche perché credo moltissimo nella condivisione, soprattutto in queste tematiche, perché ne parliamo pochissimo fra di noi, di corpo, di come ci fa sentire, di tutto quello che attiene al corpo. Sono risalita a un ricordo di quando ero bambina, molto molto piccola.
avevo sì e no 7-8 anni, forse anche di meno, e giocavo sul terrazzo dei miei nonni. Era al primo piano, nonna stava dentro, guardava Mike Buongiorno, me lo ricordo perfettamente, e io stavo fuori e giocavo con delle macchinine, e avevo davanti un signore con una camionettina che vendeva frutta. Questo signore stava lì tutto il giorno e mi fissava, e io ero piccolina, quindi non avevo idea di che cosa fosse quello sguardo, però mi infastidiva, mi dava molto fastidio e lo sentivo pesante addosso. Però all'epoca non avevo veramente gli strumenti per capire, neanche per dirlo. Pensandoci mi chiedo se avessi deciso poi di dire a mia nonna: guarda, c'è quella cosa, questa cosa mi dà fastidio, con che parole l'avrei detta? Non l'avrei saputa dire, perché nessuno mi faceva niente, non c'era niente di male in quello che succedeva. E quindi la mia reazione all'epoca è stata poi una reazione che mi sono accorta essere la mia reazione per il resto della vita. Ho smesso di giocare fuori. È stato il modo per eliminare il problema. Non è stato prendere più spazio, rivendicare il mio posto lì. Mi piaceva giocare fuori, giocavo al sole, mi divertivo, ma ho preferito tornare dentro ed evitare di sentire quella cosa, di sentire quello sguardo addosso. Questo atteggiamento io l'ho avuto per tutta la vita. Mi sono sempre rintanata, rinchiusa. Ho assorbito bene quello che mi diceva la società, benché avessi dei genitori molto aperti, che mi lasciavano libera di far tutto. Io sono diventata proprio la bambina perfetta per questa società. Ero silenziosa, ero educata, ero carina, mi piacevano le gonne tutte da principessina. E quindi sono stata sempre ligia, sono stata sempre brava e sono diventata molto silenziosa, una bambina che non dava fastidio, che non diceva mai neanche quello che pensava. Sono stata in silenzio per tantissimo tempo nella mia vita, sono dovuta diventare grande per prendere la parola. E questa cosa, quando ero bambina, mi veniva detto sempre che era perché era una nota caratteriale, ero timida. Ero timida e per questo ero silenziosa, discreta. Con il tempo io l'ho messa in discussione questa cosa della timidezza, perché l'ho vista nelle altre bambine. Io scrivo libri per ragazzi, è la mia occupazione principale, lo faccio da 15 anni, quindi ne ho visti tanti di ragazzi, ne ho visti tanti di bambini, ne ho visti di generazioni diverse a questo punto, perché essendo 15 anni ormai comincio, i primi bambini che ho visto sono all'università. E quando entro in una classe e comincio a parlare, comincio a fare delle domande e chiedo ai bambini di interagire, perché mi piace instaurare dei colloqui con loro, i primi, nonché gli unici, che alzano la mano sono i maschi. Perché una bambina alzi la mano ci vuole più tempo. Inizialmente sta zitta, non la prende mai la parola, è difficilissimo. I maschi lo fanno, ma non perché vogliono prendere spazio alle altre o per qualche ragione, ma perché sono stati educati a prenderla la parola, a sapere che la loro parola è importante. Le bambine no. Tant'è che a volte alzerò la mano per dire delle cose che non sono neanche pertinenti, oppure sono proprio cose che gli sono venute in mente. Mia cugina si chiama Elisa, non ci sono delle vere cose da dire, però loro alzano la mano e questa è una cosa che io invidio molto, perché è bellissimo crescere così, con l'idea che tu prendi spazio, che tu puoi prendere la parola. Questa cosa in qualche modo afferisce a come veniamo educate, a come i corpi femminili vengono educati a essere sempre, sempre al loro posto e anche a non appartenere alla persona che ha quel corpo. Questo è un tema che è molto legato all'aborto, nel senso che ancora temiamo che qualcuno ponga dei veti sulla nostra volontà, sul modo in cui gestiamo il nostro corpo, sul modo in cui vogliamo vivere la nostra vita, perché purtroppo, come diceva Alessia pochi minuti fa, in questo momento storico forse è peggio di quando hai scritto il libro, perché la situazione sta diventando, perlomeno la direzione è chiara, stiamo capendo che la direzione nel mondo è chiara e tende a togliere la libertà di autodeterminazione alle donne. Avere Io non ho potuto leggere il tuo libro, ma ho sfogliato un poco, quindi sentire le storie delle donne
che hanno abortito, e è l'unico modo dar voce a loro per avere un dibattito. Sì, assolutamente. Okay. Sì, assolutamente. Infatti in questo libro io ho raccolto sia le testimonianze di come era prima, perché nel senso, non dimentichiamoci che comunque le donne hanno sempre abortito, non è che mettendo l'aborto, cioè togliendo diritto all'aborto, allora nessuno abortisce più, si è sempre fatto, ma si è sempre proprio, ma nella notte dei tempi si è sempre fatto, ma sempre fatto con metodi comunque che spesso uccidevano le donne o comunque provocavano un dolore incredibile. Fino agli anni 70 si abortiva con dei cucchiai, con dei ferri da maglia, cioè la maggior parte delle donne non sopravvivevano a queste cose, c'erano le mammane nelle cantine. E quindi io ho voluto anche mettere queste testimonianze, perché non ci si pensa che sia un mondo lontano. Innanzitutto non è così lontano, perché oggi ci sono ancora delle donne che abortiscono clandestinamente, perché appunto le difficoltà di accesso all'aborto in Italia sono tante, e sono tante soprattutto per certe persone che non hanno gli strumenti magari che possiamo avere noi, migranti, donne vittime di violenza, donne che non possono dire che devono andare ad abortire e che quindi lo fanno ancora oggi in uno scantinato banalmente. Ecco, per evitare che comunque sempre di più persone lo debbano fare così, è bene conoscere com'era e non credere che togliendo un diritto allora nasceranno più bambini, perché anche questa cosa, questa narrazione, moriranno più donne. Esatto, moriranno più donne, non nasceranno più bambini, e assolutamente non è la risposta, certo, al calo demografico non è assolutamente quella di impedire alle donne di abortire, e non è neanche il tema, non è neanche convincerla a non farlo, come si sta cercando di dire in questi momenti, perché comunque le forze politiche che vogliono ridurla non ti dicono che vogliono ridurre il diritto, ma ti dicono faremo di tutto per convincerle a tenere un bambino, come se potessero sapere in ogni singolo caso perché una donna fa questa decisione. Insomma, non è proprio un tema altro, un tema diverso, e non sono neanche appunto così convinta che interessi più di tanto banalmente il bambino, interessa comandare, decidere cosa può fare una donna, cosa no. Non ci sono tutti questi cattolici in Italia da giustificare il numero di obiettori di coscienza al giorno d'oggi, cioè, è proprio una volontà di controllare a livello culturale quello che è appunto la libertà, di limitare, di poter dire cosa una donna può fare col proprio corpo. Sì, è uno sfoggio di potere sostanzialmente. È uno sfoggio di potere, assolutamente, è banalmente questo nella maggior parte dei casi. Ogni volta che quando capitava di parlare di aborto, mi è capitato anche di interagire con generazioni precedenti alla mia e di chiedere come fosse, perché in realtà è un diritto acquisito da pochissimo, sì, quello all'aborto. E le mie nonne, le mie bisnonne, le vecchie zie delle famiglie, quelle che non hai mai conosciuto, che ti dicono c'era zia. E in ogni famiglia c'è una persona che ha abortito, è difficilissimo che una famiglia non abbia una donna che ha abortito ma perché era normale, perché ancora di più in un'epoca in cui i metodi contraccettivi, esatto, non erano esattamente quelli che sono adesso, una famiglia banalmente non poteva prendersi cura di tutti i bambini che nascevano, perché era impossibile, e quindi l'unica soluzione era l'aborto, che non era legale, e quindi da qui le morti di un sacco di donne. Ma si parla solo di legalizzare o non legalizzare l'aborto, ma l'aborto c'è. L'aborto è sempre esistito, è sempre stata una pratica conosciuta, e non può impedire, soprattutto a me fa molta impressione quando dicono convincerla a non abortire, come se fosse, vabbè, fai un figlio, dai. Esatto. È veramente l'evento che più può cambiare la vita di una donna. Sì, esatto. E poi le puntano sempre sul lato economico, come se bastassero 1000 euro per 3 anni. Mille euro veramente credo che 2 mesi e neanche. Esatto, tra l'altro. Ma poi non sono... non è quello il tema. È una decisione che veramente cambia la vita, e che bisognerebbe puntare, anzi, attraverso l'educazione nelle scuole, l'educazione sessuale, sentimentale, a educare le bambine e le ragazzine ad avere gravidanze consapevoli, quindi a rischiare sempre di meno gravidanze indesiderate. L'obiettivo sarebbe quello, tutti vogliamo che si evitino le gravidanze indesiderate, l'obiettivo dovrebbe essere quello, nessuno vuole che ci siano tanti aborti, perché dovremmo desiderarlo. Però per evitare gli aborti si incide sull'educazione, non si incide sulla volontà delle donne.
Il tema, io di aborto ne parlo in realtà, ne parlo collateralmente, parlo molto di maternità, sono esperienze che non ho vissuto personalmente, però come dicevo sono esperienze che toccano tutte le donne, quindi in qualche modo anche se non l'hai vissuta sai come può essere, la immagini, perché c'è un comune sentire, no? C'è un qualcosa che ci, è come se parlassimo la stessa lingua. Anche il sentirsi, sai, oppresse e costrette in alcune scelte. Sì, sono assolutamente d'accordo, neanche io l'ho fatto in prima persona, ma come dici, mi insulto, molte donne l'hanno fatto, quindi capita di conoscerlo, di averne parlato. E poi sì, è talmente un tema, come diciamo, che riguarda il corpo, che riguarda la libertà, che ci accomuna tutte, anche se non l'abbiamo vissuto, anche la maternità, appunto, come dicevi. Tornando al discorso di prima, io credo che l'educazione sessuale sia molto importante, ma sempre perché in Italia tutto ciò che ha a che fare con questo argomento è un tabù, non si fa, si fa male, e non è ovviamente vero che solo le ragazzine abortiscono, ma indubbiamente quello è un altro grave problema da parlare, non se ne parla mai, però non è inserito in nessuna idea di nessun partito, in nessuna riforma della scuola. È una cosa di cui non si parla mai, né di educazione sessuale, ma neanche di educazione appunto alle bambine a prendere la parola, perché in effetti mi ha colpito molto questa cosa ed è vero, le bambine sono sempre un passo indietro perché hanno paura, probabilmente perché pensano se dico una cosa deve essere quella giustissima, allora sto lì, perché sono che devi essere sempre migliore almeno cinque volte. Esatto, il maschio appunto dicono la prima stupidaggine, quello che capita di dire va bene lo stesso, cioè, la parte fa ridere però fa anche riflettere, perché sì, appunto noi abbiamo sempre l'idea di dover essere, se parlo devo dire la cosa giusta, se no sto nel mio. E poi un'altra cosa che è molto legata anche al corpo è il fatto che quando una donna prende la parola, soprattutto in pubblico, viene giudicata dal cima dei capelli alla punta dei piedi, mentre per un uomo questa cosa non succede, e può parlare, non stiamo a parlare di come era vestito Biden, a prescindere dal fatto che magari non è nostro, però non stiamo a parlare di come era vestito Mattarella, mentre qualunque donna prende la parola per dire qualunque cosa, sappiamo che lei sa che verrà giudicata per come è vestita, per come si muove, per come tiene i capelli, per come ha deciso di tenere le mani. È un giudizio perenne sul corpo e sulla prossemica, proprio su come stai sul palco. Lo vediamo con tutte le politiche, del resto, ogni volta che c'è una donna che per qualche motivo emerge in qualche frangente, subito diventa rilevante come era vestita, cosa fa, come tiene le gambe, ed è una cosa che un poco ti frena. Sì, ti frena perché è una gran fatica, anche banalmente. E questo secondo me succede anche da bambina. Sì, anche secondo me. Perché sì, si è educate così anche nelle famiglie magari che non lo vorrebbero, perché è proprio una cosa così. Cioè, è sempre stato così e continua in molti versi a essere così. Non ci deve essere la volontà di cambiarlo, però mi rendo conto che sia complesso, però sì, ti condiziona secondo me fin dall'asilo, proprio da subito. Io non so se qualcuno vuole dire qualcosa, vuole intervenire. A me farebbe piacere se prendesse la parola, sinceramente, anche perché come dicevamo 2 secondi fa, questi sono argomenti che più o meno una donna ha dentro in qualche modo, poi c'è modo e modo di tirarli fuori, spesso serve tanta volontà per tirarli fuori, servono altre donne, però sono cose che un po' abbiamo dentro. Io nel libro ci ho tenuto a nominare tantissime altre donne, se lo avete letto o lo leggerete vi renderete conto che ci sono tantissime autrici all'interno citate, perché io credo nel percorso che si fa insieme, non credo nel percorso del singolo, non credo che una donna da sola vada da nessuna parte, credo che le donne debbano stare insieme, debbano portarsi dietro le altre donne. Questa è una cosa a cui tengo tantissimo come concetto, il concetto di eredità. Bisogna portarci dietro i nomi delle donne prima di noi, ma anche
parlando, tornando all'aborto, ma anche le storie delle donne che hanno abortito, che magari non ce l'hanno fatta o che hanno perso, ha avuto infezioni, setticemie, ci dobbiamo ricordare le loro storie, ci dobbiamo ricordare i nomi delle nostre nonne, delle nostre bisnonne, e quindi ho tenuto a riempirlo di nomi, perché il mio percorso di consapevolezza, che non è arrivato da nessuna parte, però penso sia iniziato, l'ho fatto grazie alle altre. L'ho fatto leggendo le altre, l'ho fatto scontrandomi con il pensiero di altre donne che ha acceso qualcosa in me. Quindi dalle filosofe alle scrittrici, a qualunque voce femminile ha un peso, ha avuto un peso nel mio percorso. E quindi nel libro ne ho inserite tante, ho cercato di metterle anche per fornire a chi lo legge un buono strumento per muoversi poi e andare a cercare altre cose, perché secondo me passa tutto da qua, la consapevolezza di quello che si è nel mondo passa dalla consapevolezza di cosa sono state le donne prima di noi. Quando si dice non c'è più bisogno di femminismo, il femminismo ormai a cosa serve? Significa che non hai contezza di come è essere una donna in questo mondo, se lo dici, perché sì, abbiamo tutte le leggi, oddio, possiamo anche far aggiustare qualcosì, però dal punto di vista legislativo possiamo votare, abbiamo la legge sull'aborto, abbiamo il divorzio, abbiamo la parità salariale ufficialmente, poi di fatto non ce l'abbiamo perché non esiste la parità salariale, e per raggiungerla credo che manchino altri 115 anni o sì, una roba del genere. E quindi insomma non la vedremo noi la parità salariale, non la vedranno neanche quelli dopo di noi. E invece quando hai contezza di quello che c'è stato prima, del fatto che l'aborto è da pochissimi anni che ce l'abbiamo, che l'altro ieri non c'era, e quando ti rendi conto della storia che hai alle spalle, ti rendi conto anche del presente che vivi, e quindi di quanto è importante prendere voce in questo presente, prendere voce, tra un paio di giorni votiamo, quindi anche in questo senso è prendere voce, non perdere questa opportunità, andare a votare, dire come la pensiamo, e anche alzare la mano. Questo è una cosa che si ricollega un po' a quello che ho detto prima, le donne parlano poco, non alzano la mano. Farlo ogni tanto è importante, alzare la mano e dire quello che si pensa. Sono assolutamente d'accordo, e poi parlando di altre donne dalle quali imparare, io ho imparato anche molto da quando è uscito il libro, anche se appunto sono passati già un paio di anni. Continuano a scrivermi delle donne che hanno, delle ragazze o delle donne che comunque hanno avuto le loro esperienze, e continuano ad arricchirmi perché sono tutte incredibili. Parlavamo di quello che succedeva alle nostre nonne, ma anche, cioè ovviamente oggi è meglio, ma le difficoltà sono enormi, e io già qua le avevo scritte, ma oggi ne ho ancora più consapevolezza, perché appunto mi arrivano racconti che mi dicono che il mio libro è stato prezioso, ma neanche perché sia rivoluzionario, ma perché c'è bisogno di parlare di questo tema. Io vivo in Emilia Romagna, che su tutti gli indicatori è considerata la regione migliore dal punto di vista sanitario dell'aborto, dovrebbe essere il posto in cui si fa meglio. Nonostante ciò, anche dalla mia regione mi arrivano tutte le settimane persone che sono state umiliate o che comunque sono state trattate, messe in un angolo in mezzo, oppure messe ad abortire in mezzo a donne che partorivano, cioè nel senso, trattate comunque male nella regione che in teoria tutti dicono che sia un posto meraviglioso nel quale fare questa esperienza. Quindi posso solo immaginare come sia in altri posti, però credo anche che appunto raccontarselo, dirselo, continuare a dirselo sia fondamentale, perché io sapevo delle cose, ma oggi ne so di più, e continuo a saperne di più grazie appunto a altre donne che mi raccontano le loro cose, perché solo così, io parlo dell'aborto, ma in tutti i campi, appunto parlando della parità salariale che non c'è, di tutto quello che le difficoltà che significa essere donne oggi, cioè da sole, appunto una donna da sola non farà mai niente, è solo se andiamo tutte insieme nella stessa direzione, comunque, che non è banale dirlo, allora si può scardinare. Io vorrei anche dire con l'aiuto degli uomini, perché finché li trattiamo come un po', insomma, così, quelli che vabbè, tanto il femminismo è solo roba nostra, non so, sarebbe bello che fosse anche roba loro, poi quello probabilmente è utopico, però ci si prova. Esatto. Io invece vivo a Milano, ma sono di Cosenza,
E Cosenza è una città con tutti obiettori. A Cosenza sì, non si esatto, può abortire. Esatto, sì, l'ho letto, poi conosco anche una ragazza di Cosenza, quindi... Cioè, nel senso, è allucinante, cioè non so neanche come commentarla, cose del genere, non è, cioè, in realtà così ci sono. Ed è, cioè, è incredibile che una donna debba prendersi e andare in un'altra regione per fare una cosa che dovrebbe poter fare in qualunque ospedale pubblico che si trova sì, di fianco. Sì, e soprattutto che non ti comporti, il farlo non ti comporti il disagio dello esatto, spostamento economico. Economico, anche esatto, quello qui parliamo un poco di come si intersecano le, no, poi le istanze. È un problema che riguarda le classi sociali meno che più basse, quelle che non possono permettersi, perché se una persona non ha nessun problema abortisce senza nessun esatto, problema. Esatto, c'è gente che va anche all'estero, comunque va in una... Se uno ha la possibilità economica, per quanto la situazione sia drammatica, trova il modo di starci fuori. Andare in un'altra regione o anche in un'altra città è un problema anche per chi magari in casa subisce violenza e che quindi non può assentarsi da casa per tot tempo perché torna indietro e prende le botte il lavoro. Tante volte si dice, l'ho sentito la Meloni 3 giorni fa dire, vabbè ci sarà qualche difficoltà ma cosa volete che sia? Cioè, ma c'è che modo di affrontare la cosa? E vabbè, cioè, non si tratta di dover andare a un supermercato nel quartiere di fianco, cioè, insomma, cerchiamo di insomma, mi sembra veramente un modo di approcciare sempre, la cosa. Secondo me è sempre perché non ti rendi conto del privilegio che hai, sì, perché probabilmente sì, per quella persona lì non è un problema, perché esatto, tanto trova una clinica privata in cui lo può fare esatto, facilmente. E invece ci sono tante persone per cui questa non è una possibilità. Assolutamente. È sempre non avere contezza del privilegio che si ha. C'è qualcuno che vuole esatto, fare una domanda? Ah, una signora, prego. Secondo me la sentiamo. No, sì, per la registrazione. Ah, ok. Visto una bella voce. Scusa, devo stare più vicina. Allora, siccome ho 70 anni, anzi 71, o forse anche uno in più, ma una certa età non si contano più e non si festeggiano, e quindi mi sono sentita coinvolta soprattutto per 2-3 ordini di ragioni. Uno, che ho fatto un aborto e l'ho fatto quando era clandestino, ma l'ho fatto, però vorrei sottolineare, non perché stavo in una famiglia con un uomo che poi, insomma, tanti figli, eccetera. Addirittura prendevo già la pillola, perché vuol dire che io in quegli anni, insomma, quando avevo 18-17 anni, avevo cominciato a dire, stando con delle altre, perché allora erano anni in cui si guardava avanti, oggi è molto più difficile, e quindi ci dicevamo, almeno io mi dicevo, beh, insomma, se io incontro un ragazzo che mi piace, perché non dovrei fare all'amore come lo fanno loro e dovrei pensare solo quando mi sposo e faccio dei figli? E quindi la pillola è stata la prima cosa che io ho chiesto alla dottoressa, che fortunatamente era una femmina della mutua, e lei me l'ha data. Però a volte, anche quando si prende la pillola, poi magari si smette un mese o due, anzi ci sono più possibilità. E se tu ti trovi incinta, ma quella persona, con quella persona, intanto hai 18 anni o 19, e in più con quella persona non pensi di costruire un futuro, perché è così, perché può essere, perché è giusto che sia, decidi di abortire. Quindi allora era clandestino. Certo, io avevo qualche possibilità in più, nel senso che già lavoravo, avevo una sorella, perché se ci fosse stata lì mia madre che stava da un'altra parte sarebbe stato molto più difficile convincerla o agire, avevo delle conoscenze. Anche allora, soprattutto un po' verso quegli anni, poco prima della legge, insomma un po' di anni prima, ma non molti, non è che si moriva sempre, dipende dove tu stavi. Certo. Però io ricordo di essere andata prima da una signora, che non so, forse era un'infermiera, forse no, la quale, insomma, sono entrata in una stanza che forse era uno sgabuzzino un po' più ampio, c'era un lettino, e lei mi disse, se vuol venire venga domani a quest'ora, non si faccia vedere, non dica niente a nessuno. E sai, quando tu sai che devi anche farlo entro un certo periodo, come dire, l'ansia c'è, e c'è una situazione che tu vivi, anche se magari non la, insomma, dentro di te c'è tutto questo, e quindi magari cerchi qualche cosa che ti dia un po' più di sicurezza. L'altra cosa che volevo aggiungere, allora c'erano
diversi medici che di giorno in ospedale e sui giornali dicevano che l'aborto era una cosa che non si doveva fare, che chi abortiva, eccetera. E poi clandestinamente, siccome si pagava, l'aborto lo facevano. E tutti sapevano che in quella città c'era il Giuseppe, il Giovanni e il Marco che facevano gli aborti. Io sono capitata da uno che aveva più di 70 anni, allora io ne avevo 20, quindi per me era molto anziano. Andai con mia sorella, quindi fui fortunata, ma mi ricordo ancora che avevo un orologio davanti a me e a un certo punto questo, scusate se la faccio lunga, ma mia sorella, che probabilmente aveva 4 anni più di me, però era lì e a un certo punto vide tutto sto sangue e stava per svenire. E lui disse, mi ricordo questa voce, bene, se non ce la fate potete anche andarvene. Capisci che in quel momento tu sei in una situazione di disperazione reciproca. Io credo di essere svenuta, poi il più sangue era perché erano due feti. E boh, l'aborto è finito, è stato quella roba lì. L'altra cosa che mi ha fatto dire di intervenire è il femminismo, questa cosa dell'insieme. Io credo che ci sia ancora bisogno che le donne si trovano. Poi si possono trovare anche con gli uomini, ma intanto devono cominciare loro, le giovani, a 18, 19, 20 anni, e mettersi insieme, parlare fra di loro, non solo perché i diritti che abbiamo portato a casa allora, alcuni se ne sono già andati, altri se ne stanno andando in questo modo, che ovviamente la Meloni dice che non toccherà la 194, e può essere, però noi sappiamo che nella maggioranza dei posti o non si può più abortire, perché noi vogliamo che l'aborto sia pubblico, non clandestino, esatto, e che sia pagato dal pubblico e che tutti chi ha i soldi che non li ha lo possa fare, sì, e lo possa fare indipendentemente. E appunto, come voi dicevate, non è perché tu se mi dai 1.000 euro, 3.000, cosa fai? Mi mantieni per tutta la vita? E poi può darsi che io non voglia avere un figlio perché però non lo voglio avere. Certo. Quindi questo deve essere però ritornare ad essere il pensiero delle donne, sì, perché noi dobbiamo riappropriarci di questa cosa. E la 194 è un elemento, ma perché purtroppo siamo noi che restiamo incinta e quindi a un certo punto siamo noi che ci troviamo di fronte a questo dilemma. Poi certo che ne dobbiamo discutere anche con gli uomini, e credo che in tutti questi anni un po' di passaggi si siano fatti e delle cose si siano affrontate anche insieme. Però l'altra cosa che volevo dire, scusate, ecco, allora quando noi ci siamo messi insieme erano gli anni, la 194 e i consultori. Io mi rendo conto che le nostre figlie, io non ho fatto figli, quindi ho un altro elemento, ho letto il suo libro, le nostre figlie, poi noi magari avendo qualche soldo in più, perché siamo stati una generazione che anche se non siamo dei ricchi, ma abbiamo lavorato e abbiamo avuto un lavoro sicuro, quindi abbiamo potuto permetterci di educare, se siamo delle persone, di educare le nostre figlie dicendo cosa dovevano fare, cosa non dovevano, portarle dal ginecologo, magari anche pagando, perché ritenevamo che questo era fondamentale e importante. Allora noi, quando i consultori non c'erano, perché allora c'era l'Omnia, una cosa per le madri appunto sempre che veniva dal periodo fascista, noi abbiamo lottato per avere i consultori. E adesso di consultori non ce ne sono quasi più. Io vengo da Novara, insomma, la mia esperienza grossa l'ho fatta lì, e lì e allora di consultori a Novara ce ne saranno stati 6 o 7, cioè in ogni quartiere c'era un consultorio. Adesso ce n'è uno nel quartiere più disgraziato, ovviamente, perché è quello dove prevalentemente si parla di maternità, che va bene perché ci sono situazioni particolari e devono essere. Ma io mi ricordo quando dicevate educazione sessuale, noi pretendevamo che nel consultorio ci fosse una biblioteca, ci fossero dei libri che quando le donne andavano parlassero fra di loro e potevano anche prendere e leggere dei libri che parlavano dell'educazione sessuale. Quindi per dire che questo è stato un periodo davvero molto grande e importante, però bisogna riprenderlo, ma se non c'è nuovamente il coinvolgimento e la forza a partire dalle donne su questa cosa, diventa difficile, perché è questo che noi dobbiamo portare avanti. L'altro elemento, scusate, faccio perché mi sono trovata l'altro giorno in un'altra situazione,
che oltre a una come la Meloni, no? Perché poi ci ritroviamo, non scordiamoci, non possiamo fare propaganda elettorale ma non dire cosa votiamo. Dico per dire un nome, Pillon l'altro giorno ha detto è bene che le donne sentano il battito del cuore del feto, sì. Oppure è bene che senza neanche dirlo alle persone si prendano i feti dagli ospedali che non sappiamo chi glieli dà e si mettono e si seppelliscano con il nome della madre sopra il cognome. Ma è una cosa fuori di testa, scandalosa. Certo, sul corpo delle donne e sulle donne, cioè questa cosa non finisce mai. E l'altra cosa, l'ultima, scusatemi, è quella della maternità. Io non ho fatto figli, sono arrivata a un certo punto che io e mio marito ci siamo detti, ho avuto la fortuna di avere un rapporto amoroso che dura ancora adesso, e ci siamo detti, ma se dobbiamo fare un figlio sarebbe bene che ci decidiamo, perché quando poi uno arriva verso i 40, forse insomma, forse anche solo per non essere nonna con i propri figli. Però noi abbiamo, io da una parte personalmente credevo di non essere all'altezza per tirar su un figlio, cioè di non essere ancora riuscita fino in fondo a tirar su me, ad avere tutti gli elementi e dire ma se io devo educare un figlio come faccio? E poi vabbè, ovviamente avevamo tutte e due una realtà familiare, no, non perché allora le mamme non c'erano, adesso chi ha i figli utilizza molto di più i genitori e i nonni, poi magari gli fa piacere, ma insomma sono molto più impegnati. Allora questo non si pensava, non so, l'altra battaglia erano gli asili e quindi piuttosto si cercava di mandarli all'asilo i bambini, insomma, no? Però allora ci siamo detti, vabbè, abbiamo il nostro lavoro, noi vogliamo realizzarci nel nostro lavoro. E io credo che questo sia giusto e sia onesto, che non è che una donna si realizza solo perché ha fatto dei figli, insomma. Anche se non li ha fatti, può realizzarsi sullo stesso e stare con le altre donne, insomma. Comunque avrò piacere di risentirla, lei, a Oleggio. Perché oggi ho detto alle mie amiche, casualmente ero qui, vado a sentirla che così sarò più pronta, Oleggio. Complimenti. Grazie, cioè, sì, complimenti. Complimenti veramente. Per tutto. Sì, esatto. Non saprei da dove iniziare. Per la spigliatezza innanzitutto, per la forza d'animo, che è bellissimo, è stato bellissimo ascoltarla. Sì, sì. Esatto. Vedete come fa bene. Vedete come fa bene. Esatto. E grazie anche per averci raccontato la storia, tanta generosità. E sono d'accordo su tutto, signora, sì. Quindi io non saprei veramente che cosa dire. Sì. D'accordo su tutto. Credo che effettivamente le donne abbiano molto bisogno di comunanza. Ne sono profondamente convinta e questo non esclude gli uomini, io non lo credo, anzi, però è un po' un... sono due cose che possono essere parallele, non so come dire. Noi abbiamo bisogno di trovarci, di confrontarci, di parlare, di parlare con sincerità di quello che viviamo, delle pressioni che sentiamo, perché a volte anche fra amiche è difficile dire... io oggi avrei dato qualsiasi cosa per non avere mio figlio in casa. Si fa fatica a dirlo. E anche fra persone che si vogliono bene. E proprio per questo abbiamo molto bisogno, secondo me, di essere oneste, di raccontarci senza una narrazione esterna, come la narrazione della maternità, l'idillio della maternità, dell'amore. Raccontarci vere. E questo secondo me le ragazze lo devono fare e va parallelamente al fatto che gli uomini debbano sicuramente avere entrare in gioco anche loro in questa battaglia che è di tutti. Sì, anch'io sono assolutamente pienamente d'accordo, non ho veramente nient'altro da aggiungere, se non appunto come dicevamo che anche la maternità è l'altra faccia, perché appunto sembra sempre che la donna debba realizzarsi solo in quel modo. Io sono assolutamente d'accordo con la signora, io ho 40 anni, non ho figli e nessuna intenzione di farne, quindi assolutamente... A me l'ho smesso da poco di chiederlo.
Sì, ma a me non l'hanno mai chiesto tanto, ma forse perché non lo so, sono stata forse fortunata. Cioè, io avevo una serie di zie che me lo chiedevano. No, sì, qualche zia sì, ma devo dire che frequento poco la mia famiglia. No, io lo frequento, quindi frequento a me capitava. Molto certi parenti, quindi. Capitava che, cioè, io te ne pentirai, me lo sono sentita sì, dire quello, tante quello volte. Quello sì, grande classico. Te ne pentirai, che un po' ritorna anche a quello che dicevamo prima sul fatto ti do dei soldi per farti fare sì, un figlio. Come se fosse quello il tema. Come se fosse, cioè, come me ne pentirò, va bene, me ne pento dopo, ma adesso invece se faccio un figlio e non lo voglio, esatto, che... Esatto, come lo cresco, esattamente come sì. Mi gestisco, perché cioè, noi abbiamo pure un presente oltre che un futuro, sì. E se in questo momento io non penso di volere un figlio, non fa niente, il futuro non lo posso ipotecare, non posso ipotecare il presente in virtù del futuro. Questo è sempre un tema, te ne pentirai. Che poi come se chi fa figli non abbia niente di cui pentirsi poi in là con la vita. Quindi. C'è qualcun altro che vuol dire qualcosa? Vai! Grazie, prima di tutto vi voglio ringraziare Carolina, ti do del tu, io ti seguo su Instagram, è veramente fantastico e devo dire la verità, io ho 33 anni, vabbè, sono gravida, in dolce attesa, come si diceva una volta, che di dolce devo ancora capire dov'è, prima di tutto. E poi c'è questa narrazione, proprio, ma perché secondo me, grazie alla signora, tornando al femminismo di seconda ondata, il corpo è politico, come dice Jennifer Guerra. E quindi il corpo delle donne è politico e soprattutto hanno fatto politica, e giusto per arrivare ai giorni nostri, si continua a far politica sul corpo delle donne e non ne usciamo, nel senso che se fai figli quando fai il secondo, vuoi farne altri, vuoi stare a casa, cioè tutte domande che in realtà sarebbero anche fatti della donna stessa, cioè non vuoi far figli. Io sono passata praticamente da perché non fai figli? Adesso sei incinta, quando ne fai un altro? Cioè, un attimo, che magari prima di tutto accetto forse di avere anche una gravidanza, perché non è, cioè dobbiamo anche parlare di tutte quelle situazioni che la donna sta, cioè io stavo bene prima della mia gravidanza, devo dire la verità, io stavo bene, cioè nel senso che io non ho mai avuto bisogno di un... di un figlio per sentirmi realizzata. E è questo che però è questa narrativa patriarcale con cui ti fanno crescere. E quindi ok, devi andare bene a scuola, dopo ti devi pensare a un lavoro e poi devi pensare comunque perché hai cioè comunque le tue ovaie hanno un'età e quindi cioè, devi per forza farlo. Io poi faccio l'infermiera, quindi ho visto dall'interno anche tutto l'ambito di coloro che non vogliono fare le IVG, quindi il fatto che un'equipe da Domodossola deve prendere e venire a Verbania perché in quel momento ci sono a lavorare persone che sono, scusatemi non mi viene il termine adesso, sono obiettori e quindi hai colleghe che devono prendere e partire perché non c'è. E qua siamo comunque nel Verbano Cusio Ossola, il nord, e quello che dovrebbe esserci, dicono tanto, che in realtà c'è tutto il mondo e paese e cioè, piano piano si sta cercando di minare dove si può minare, quindi la libertà delle donne, quella che appunto, come dicevate giustamente, non è da tantissimo che abbiamo avuto il diritto. E quello che volevo io, appunto, anche grazie all'intervento della signora, quello su cui volevo mettere il punto è proprio la parte psicologica, perché, ed è ancora adesso questa narrazione, ad esempio la Meloni, piuttosto che comunque una determinata idea che la donna lo fa per scansarsi, deve abortire perché non ha voglia, senza neanche capire in qualsiasi modo sia avvenuta la gravidanza il risvolto psicologico, cioè che la donna deve avere, cioè, nel momento in cui decide di abortire,
e poi tutti gli strascichi psicologici che avrà, perché non è facile e non deve essere facile. E purtroppo da questo punto di vista, secondo me, siamo ancora veramente tanto carenti. Ma perché? Perché il nostro corpo è politico e perché noi siamo, a parer mio, delle cose che appunto, cioè, nel momento in cui poi sei incinta non sei più la donna. Ad esempio, io posso essere Carlotta, no, sono colei che sta incubatrice, diciamo, all'interno, a cui all'interno c'è una persona che, secondo appunto la visione attuale o come si sta andando avanti, dovrebbe avere più diritti di me. E basta, grazie. Grazie. Dovrebbe avere più diritti di te, come se fosse un'altra cosa rispetto a te. Esatto. Che è una cosa che fa impressione a pensarci, perché un feto, non parliamo di una gravidanza avanzata, ma un feto è la madre, cioè non è altro, sì, che esatto, la madre. Cioè non è un'altra cosa rispetto alla madre, è esattamente la madre. Quindi non può avere più diritti della persona che ha quel corpo. È molto interessante anche vedere un po' come è cambiata la storia della, come siamo arrivati a considerare i feti e creature autonome, perché non è stato così per tantissimo tempo. No. Insomma, una volta l'aborto era abbastanza normale, non era neanche considerato questo evento così traumatico. No, ma infatti era sì. Ma si abbandonavano anche i bambini, cioè, perché non c'era legato. Non c'era la narrazione che c'è legata, infatti, adesso. Ma anche mia madre banalmente mi racconta che negli anni Ottanta, negli anni Ottanta, molte sue amiche hanno abortito e tutti questi drammi nessuno li faceva, nel senso, è molto peggio adesso, cioè ai tempi io che devo abortire, ok, vado e abortisco. Adesso c'è tutta questa narrazione ed è incredibile che si sia fatto un percorso in un certo senso, poi a un certo punto si è deciso che bisogna tornare indietro. Cioè, come sia avvenuto non so, non ho ancora... Il feto è diventato una creatura. Sì, esatto. Perché prima non... È diventato un essere autonomo, cresce, sì. Il battito, tutto punta a quello, no? Tutto punta a farlo, sì, diventare come qualcosa che già esiste. Tu lo stai solo portando, sì, ma lui c'è. Sì, pensa, esiste, si affeziona. E a far sentire appunto in colpa la donna, anche dicendo che è per forza sempre una cosa traumatica, una delle cose che si devono combattere è questo, perché ovviamente lo è, lo può essere. Ma ci sono anche molte persone che dicono, appunto, come magari ha detto la signora, o come in generale, io per mille motivi non me la sento, e non ci deve essere neanche il motivo, sì, incredibile, non ci devono essere spiegazioni. Esatto. Diciamo. Poi un altro tema importante, secondo me, è il fatto che sono molto cambiate le donne nel tempo, nel senso che mentre una volta le donne avevano ambizioni lavorative ristrette, sì, perché non potevano studiare, specializzarsi come fanno ora, adesso ci sono ragazze di 30 anni che hanno 2 lauree, 4 master, e da cui pretendi che poi stiano a casa a badare al figlio, e queste poi impazziscono, giustamente, perché hanno passato la vita a specializzarsi per qualcosa e poi le vuoi a casa a perdere il lavoro. E questo è un tema dei nostri giorni, sì, perché un tempo non c'era. Conosco ragazze di 30 anni che hanno veramente un percorso di studi che merita, che è giusto che venga, che coltivi l'ambizione. Non puoi pretendere che poi quella donna, per questo della maternità in teoria si dovrebbe far carico anche, esatto, lo Stato, sì, in modo diverso. Sì. Ci sono un po' di problemi. Sì, parecchi. C'è qualche altra domanda? Io non so se possiamo, tra l'altro non so che tempo abbiamo. Sì, io non neanche io in realtà. Forse ci dobbiamo fermare. Ok, il mio era più un commento per quanto riguarda anche la mia esperienza più che altro lavorativa, perché io insegno discipline sanitarie ad un corso sociosanitario prevalentemente di ragazze, e anche solo il fatto che ogni volta che io dico ho delle classi di intere ragazze mi si risponde a oddio chissà che pollaio, cioè anche questa cosa qua a me manda proprio in bestia, perché in realtà
Io per certi versi mi sono quasi trovata più in difficoltà con classi di soli maschi che non con classi di sole ragazze, in realtà, punto primo. Punto secondo, io con loro affronto proprio anche la tematica dell'aborto, perché studiamo l'apparato riproduttore, è biologia e scienza, quindi per fortuna lo studiamo, studiamo tutta la gravidanza e studiamo anche appunto come avviene l'aborto dal punto di vista scientifico e soprattutto che esiste un aborto farmacologico che diciamo per la donna e dal punto di vista psicologico sicuramente è un'altra cosa rispetto a quello chirurgico, però in Italia purtroppo l'aborto farmacologico non viene diciamo molto effettuato, ma si tende più che altro a far abortire chirurgicamente e questo anche proprio per far sentire la donna ancora più in colpa. Sì. Se magari appunto, sì, volete approfondire questa tematica. Sì, assolutamente, ecco. Il motivo è questo, perché l'OMS ha detto che è sicuro, nonostante ci siano molte politici in questo periodo che dicono che è pericolosissimo. Questo stavo... perché la maggior parte della narrazione sulla pillola abortiva è di un terrorismo incredibile, su quanto sia doloroso, su quanto faccia male, sulle cosa che in realtà non è vera. Cosa che non è, perché appunto l'OMS l'ha detto in più di un'occasione, ha detto che anzi è molto meglio, perché insomma sicuramente una cosa è un intervento, una cosa è prendere una pillola, quindi ovviamente un minimo di dolore è implicito, però non è assolutamente pericoloso in alcun modo. Però si tende a dire così, vabbè, abortire è come prendere un'aspirina, e invece no, la donna deve stare lì, deve essere messa sotto i ferri, deve stare all'ospedale, magari spesso di fianco a una donna che partorisce, perché non sono quasi mai divise i reparti, o comunque non vengono divise, cioè, nelle sale d'attesa tante volte mi dicono che appunto una aspettava di partorire e l'altra aspettava di abortire, anche quello per... che tu veda, che sia fatto apposta in molti esatto casi. Sì, è fatto apposta, quindi assolutamente l'aborto farmacologico in Italia è molto minimo, ma il motivo è assolutamente questo, perché non ce n'è altri, perché costa anche banalmente molto meno il Servizio Sanitario Nazionale. Se vogliamo non parlare, se vogliamo togliere la donna dalla narrazione ed andare sul concreto, non ci sarebbero altri motivi per non farlo, perché non costa meno, perché non c'è il ricovero che poi c'era fino a 2 anni fa, insomma, adesso sì. No. Infatti mi sembra che nel Regno Unito o comunque in altri stati venga praticato di più questo tipo di aborto. Assolutamente, è quello preferito, perché appunto a livello appunto scientifico, come dici tu, è medico, perché l'aborto non è considerato come una pratica medica, cosa che invece dovrebbe essere. Esatto. Perché se la si considera come una pratica medica, si deve scegliere quello che a livello medico è la soluzione migliore per tutti, invece non è considerata così e si prendono altre strade privilegiando altri aspetti. Ma tra l'altro secondo me molte persone non conoscono che esiste questo tipo di aborto, tra perché io quando ne parlo a scuola alle ragazze loro pensano solo alla pillola del giorno dopo, che è una cosa diversa. Ma secondo me anche questa confusione è fatta apposta. Si tende a confondere molto, quindi nelle scuole bisognerebbe parlarne molto di più, al di là io ho la fortuna di insegnarlo come nella mia disciplina, quindi non è un progetto extra dai programmi scolastici, però comunque bisognerebbe parlarne, perché vedo che c'è proprio tanta confusione su questa cosa. Sì, infatti la pillola del giorno dopo spesso viene considerata un metodo abortivo, quando in realtà è un anticoncezionale, la pillola del giorno dopo. Diciamo che l'ignoranza è propedeutica, esatto, al mantenimento dello status quo, serve. C'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Ok, va bene, allora possiamo concludere l'incontro. Intanto io ringrazio ancora Carolina e Alessia per essere state con noi. Poi ringrazio anche chi è intervenuto, perché ha fatto molto piacere, sono state tutte delle belle testimonianze, è stato un bel incontro anche partecipato. Ringrazio tutti voi, ricordo che fuori ci sono sempre i boccioni in cui si può donare, quindi se avete gradito...